puntata speciale di A Sfascio con lo Scrittore, perché il 22 febbraio, quindi sabato, festeggeremo qua a Cortona la patrona, Santa Margherita. E quindi noi di A Sfascio con lo Scrittore abbiamo deciso di fare una puntata proprio dedicata alla nostra santa. Sono stati scritti tanti libri su Santa Margherita, sono state fatte tante tesi di laurea e io ho scelto per parlare di Santa Margherita la dottoressa Patrizia Meattini. Ciao Patrizia, salve, benvenuta. Ciao, grazie, grazie mille. Grazie di questa occasione che mi offri, perché io sono devotissima di Santa Margherita e poter parlare in preparazione alla sua festa, al giorno della sua morte, al giorno veramente della... dell'arrivo finalmente a questo incontro amatissimo con il suo Gesù, per me è veramente un grande onore poterne parlare. Senti Patrizia, ma ci racconti un po' la storia di questa donna, perché prima di essere santa, prima di essere devota, perché lei voleva diventare una francescana, sì, no? È stata donna, è stata compagna, perché lei aveva un compagno, è stata mamma, era una mamma. Quindi ci racconti questa storia qua di questa donna straordinaria. Io credo che sia la storia di una donna di una modernità pazzesca. È vero, molto emancipata. Molto emancipata e molto vicina a tutte le donne di ogni periodo storico. Diciamo che lei è vissuta nel Medioevo, è nata nel 1247 a Laviano, in questa famiglia di persone semplici. Avevano un po' di terra, c'era un papà molto affettuoso con Margherita, con questo fratellino che aveva un po' più piccolo, e questa mamma che era meravigliosa, che educava Maria e questo fratellino, Margherita e questo fratellino, anche a tutti quei principi cristiani a cui lei era stata educata, questa mamma. E se erano felicissimi. Poi purtroppo un giorno scende una nebbia fitta in questa famiglia, perché purtroppo muore la mamma di Margherita e Margherita si trova a fare le veci di questa mamma e si dà un sacco da fare, perché aiuta il babbo nelle faccende nei campi con gli animali e aiuta anche il fratello, e quindi svolge tutte le mansioni che la mamma faceva e non dormiva quasi mai. E quando il babbo vede tutta la stanchezza di questa figlia, di quanto lei si prendesse cura, certo, della sua famiglia e degli altri, e non solo quelli di casa, perché lei era anche molto, ma molto vicina a tutti quelli al vicinato, a quelli del paese. Se c'era un bisogno, una persona anziana che aveva bisogno di fare la spesa, aveva bisogno, gli mancavano le uova o aveva bisogno di qualcos'altro, lei era presente per tutti, si spendeva. Aveva già nel suo cuore il germe di quella santità che poi esploderà nel momento in cui lei verrà a Cortona. E Margherita, tutta questa stanchezza, parla al padre, e il padre decide di ritrovare una nuova moglie, sperando di poter aiutare così i figli. Invece la donna che trova non era per niente materna. Sembra un po' l'inizio di Cenerentola. Esatto. Quando io racconto questa storia, perché io insegno religione cattolica ai bambini della scuola dell'infanzia, tutti mi dicono: ma assomiglia molto a Cenerentola. Molto a Cenerentola. Questa molto. Matrigna che in qualche modo condanna e magari fa vivere nella sofferenza questi figli. E fu proprio così. Margherita non fu per niente felice di questa nuova unione del padre, perché davanti al padre questa matrigna faceva la madre premurosa, accogliente, generosa, buona, affettuosa, invece non lo era per niente. Quando il padre tutto il giorno stava nei campi e quindi rimaneva spesso sola con questa matrigna, non era per niente così, anzi la maltrattava ed era invidiosa, perché più cresceva Margherita più era bella, era bellissima, era una ragazza meravigliosa, non si poteva coprire la sua bellezza, nonostante che lei magari si vestisse umilmente, perché i soldi non c'erano, poi la matrigna non voleva che si vestisse particolarmente bene, perché sennò passava in secondo piano, certo, la bellezza della matrigna, lei non era possibile in qualche modo ottenebrare questa sua bellezza che era sì interiore ma anche esteriore. E cosa succede a Margherita? Che quando la matrigna la manda nei campi con le bestie, con le pecore, a guardare le pecore nei campi, che quando si trova nel bosco passa questo bellissimo ragazzo che si chiama Arsenio, questo giovane di Montepulciano, un giovane ricco di Montepulciano, che stava facendo una battuta di caccia.
Margherita, così parla anche Padre Giunta da Bevegnate nel suo libro e anche altri che hanno scritto su di lei, che lei non è che ne rimane così folgorata, no? Di questa Di questa bellezza di bellezza, questo no? ragazzo. No, lui sì, lui invece sì, perché era così bella che lui si ferma e incomincia a parlare con lei. Sembra l'inizio di una favola a lieto fine, Di una invece storia non è così. bellissima che potesse risolvere queste problematiche Risolto, familiari certo. di Margherita. Invece no, non era proprio così, perché questo bellissimo ragazzo Arsenio se ne innamorò perdutamente di Margherita. Margherita vide in lui la salvezza e la possibilità di scappare da tutte queste angherie di Di questa questa cattiva matrigna. matrigna. E allora un giorno, dopo vari incontri, varie vicissitudini, incontri nascosti dove non, nessuno doveva vedere, lei tornava a casa, magari era felice, ma doveva nascondere anche la felicità Certo. di aver incontrato qualcuno che le volesse bene, finalmente, di nuovo, perché il padre quando tornava era così stanco e anche così preso da questa matrigna che magari non le dimostrava neanche più tutto quell'affetto che poteva avere un padre. Doveva nascondere anche questo germe di felicità che le stava nascendo nel cuore e decidono di fare, di scappare. Allora organizzano fin nei minimi particolari questa fuga da casa sua di notte. Arsenio le lascerà questa barca al fiume e le dice: quando tutti dormiranno, tu esci fuori, prendi qualcosa in casa, che c'era quasi Certo, niente, niente. una valigia vuota, e vai al fiume, lì troverai questa barchetta e qui con i remi tu arriverai e mi troverai dall'altra parte della riva. Margherita era tanto impaurita perché immaginate se fosse scoperta Vabbè, dalla dalla famiglia, famiglia, certo. o qualcun altro che avesse visto. E quindi lei di notte esce, veramente sembra un po' come anche Biancaneve, no? Quando scappa nel bosco, tutti questi. Era veramente una nottata terribile, tirava un vento pazzesco, quindi questi rami che sembrava che la volessero trattenere, lei riesce ad arrivare al fiume, sale in questa barca e incomincia a remare. Però era così tanto il vento che increspava l'acqua e questa barca era in balia delle onde. Ma era quello che viveva anche interiormente Margherita. Certo, rappresentava un po' tutto. Perché da una parte sentiva che quella era la salvezza, ma Però era anche la dall'altra, salvezza che non conosceva. Perché esatto. lì ci aveva messo tutte le sue speranze. Come una giovane donna che vive una situazione terribile a casa propria e qualcuno che ti fa vedere un barlume di speranza, tu E ti tu ti ci aggrappi, aggrappi coi denti. esatto. E però sai che l'unica cosa che lascia è quella Quello che che conosci. conosci e che conosci molto bene. E quindi è veramente questa lotta tra il bene e il male nel suo cuore, no? Anche questo viaggio, questo vento che la vuole riportare indietro, lei che si oppone e che sente che comunque forse ci sarà per lei un po' di pace. Il problema è che il vento è troppo, lei si impaurisce, non sa nuotare, perde un remo, si capovolge la barca e annaspa nell'acqua e comincia a gridare fortissimo. E lei a un certo punto pensa proprio di morire e pensa forse che la morte è l'unica soluzione alla sua esistenza. E invece dall'altra parte della riva all'improvviso sente una voce e riconosce la voce di questo amatissimo uomo che si chiamava Arsenio e che si butta in acqua e va a salvarla e la porta finalmente a questo castello. Ma quando lei arriva al castello dei genitori di Arsenio, non è così ben accolta. Anche perché lei non era una nobile, mentre lui sì. Assolutamente no. Cioè, si era presentata prima cosa tutta bagnata, magari scomposta. E quindi arriva lì e lei sperava di essere accolta come una futura moglie di questo figlio. E invece subito le dicono che al castello non ci poteva stare. E quindi doveva andare in una dépendance di questo castello e lì iniziare questa vita con questo giovane uomo. Ma le cose non si mettono bene per loro, perché l'astio dei genitori aumenta sempre di più. E Arsenio promette ogni giorno che sposerà Margherita.
ma questo matrimonio non arriverà, non accadrà mai. Però loro avranno comunque un figlio, quindi da questa storia d'amore nasce un bambino. E un bambino è sempre un dono, comunque sia, comunque nasca fuori, dentro il matrimonio. E Margherita si lega totalmente a questo bambino, lo accudisce con un amore molto di più di quello che lei aveva ricevuto. Avendone sentito la mancanza, dona tutto quello che ha questo figlio. Però poi accade una cosa terribile per quanto riguarda Arsenio. Perché che cosa accade durante una battuta di caccia? Arsenio andava spessissimo a caccia, quindi lasciava spessissimo Margherita da sola. Ma Margherita sapeva che la sera, prima del tramonto del sole, sarebbe tornato Arsenio. Invece quel giorno non torna. E il figlio comincia a dire: ma perché il babbo non torna? Come mai? E lei cerca di tranquillizzarlo: ma andiamo a letto, il babbo tornerà, magari ha fatto tardi, si è fermato a casa di qualcuno. Invece la mattina dopo lei non ce la fa più, escono di casa, vanno verso il bosco e gli viene incontro il levriero di Arsenio, che è il cane fedele, quello che viene rappresentato sempre in tutti i quadri. Margherita con questo cagnolino che sarà il suo fedele compagno quando poi lei lascerà Montepulciano e tornerà per le vie di Cortona. E viene accompagnata da questo levriero in mezzo al bosco. E il levriero proprio fa vedere che dietro questo albero c'è il corpo inerme, senza vita, di Arsenio, perché durante la battuta di caccia era stato ucciso. E lì comincia il cambiamento di Margherita, perché al castello non la volevano già da prima, perciò dopo la morte di lui viene mandata via. Che cosa può fare questa ragazza? Tornare a casa del padre. Ma lì che accade? Lì accade che lei, il figlio dice: ma dove andiamo ora? Perché lei farà un gesto bello, prenderà tutte le cose che gli aveva regalato Arsenio, andrà al castello dove abitavano i genitori di Arsenio e riconsegna tutto, ma chiede per il figlio almeno un po' di aiuto, certo, per crescerlo. Rifiuteranno completamente qualsiasi tipo di aiuto e la scacceranno come se fosse stata una bestia. E lei dice: l'unica cosa che posso fare è tornare a casa dal mio babbo. Il figlio, quando lei sente torneremo dal babbo di mia mamma, è felice, perché dice: almeno lì troveremo un po' di pace, troveremo un posto dove poter riposare. Invece quando lei arriva lungo il viale, il padre stava scendendo le scale di casa sua. E lei, come fece il figlio al prodigo, si mette in ginocchio e chiede perdono. Dice: perdonami papà per tutto quello che ho fatto, perché sono stato un disonore per tutta la famiglia. E il padre sembra avere un impeto di generosità, di andare incontro a Margherita, ma quando sente arrivare la matrigna si trincera contro quest'odio che ormai era stato fomentato in tutti questi anni, e quindi dice: qui non ti vogliamo più, non è più casa tua, te ne devi andare. E Margherita con il bambino se ne andranno e si fermeranno sotto questo grande albero davanti alla chiesa dove lei aveva ricevuto il battesimo. Sono esausti perché hanno camminato tanto, non avevano mangiato. Margherita era disperata. Il bambino si rendeva conto che la situazione era davvero grave, però sperava che la mamma la soluzione la trovasse. E mentre erano lì sotto, sente una voce, Margherita, che le dice: vai a